Web in protesta contro uomini e donne, basta trono over? Uomini e donne è tra i programmi più seguiti di Canale 5. Nonostante la trasmissione vada in onda da moltissimi anni, riesce sempre a tenere alto il livello di ascolti quotidiano. Ad ogni modo, nell'ultimo periodo pare che il popolo dei social si stia un po' ribellando ai responsabili della produzione per alcune questioni in particolare. Al di sotto dell'ultimo post di Instagram pubblicato da Raffaella Mennoia, molti utenti hanno attaccato il talk show e alcune decisioni prese negli ultimi tempi. Sul web è dunque sorta una specie di protesta contro uomini e donne, in particolar modo contro il trono over. Ecco cosa è successo e di cosa sembra essere stufo il pubblico da casa. La protesta del web contro uomini e donne. Come di consueto, dal lunedì al mercoledì vanno in onda gli appuntamenti con il trono over di uomini e donne. Gli ultimi due giorni della settimana sono, invece, dedicati alle avventure del trono classico e dei giovani. Nell'ultimo periodo, pare si stia dando molta più importanza alla prima sezione della trasmissione. Anche le anticipazioni e i post di Raffaella Mennoia pare siano quasi sempre riferiti alle avventure dei più grandi. Proprio per questo motivo, il popolo del web è insorto in protesta contro uomini e donne nel tentativo di dare maggiore spazio al trono classico. La maggior parte degli utenti ha chiesto di sospendere il trono over per lasciare più spazio a quello classico. L'opinione è stata condivisa da moltissimi follower della trasmissione. A quanto pare, dunque, le dinamiche che, soprattutto nell'ultimo periodo, si stanno verificando tra gli esponenti più adulti del talk show, stanno incominciando un po' a stancare. La redazione accontenterà i telespettatori insoddisfatti? Le continue e fortissime discussioni, che hanno spinto più volte la De Filippi a censurare parti delle registrazioni, non stanno suscitando più tutto questo interesse nei telespettatori. La maggior parte del pubblico ha dato luogo ad una protesta contro uomini e donne affinché venga ripristinato il modus operandi originale, secondo cui veniva dato molto più spazio al trono classico. Cosa deciderà di fare la produzione del talk show? I numerosi telespettatori saranno accontentati oppure no? Non ci resta che attendere ancora un po' di tempo per scoprirlo. Raffaella Mennoia, dal canto suo, non ha minimamente proferito parola in merito alla vicenda. La caporedattrice del programma di Maria De Filippi, infatti, ha letteralmente ignorato le richieste dei telespettatori, almeno al di sotto del post in questione.